Buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione che si intitola Come si sono evoluti i videogiochi negli ultimi anni. Io sono Pierluca Lanzi, insegno qua al Politecnico. Allora, innanzitutto sono un videogiocatore da quando avevo 13 anni, quindi circa 42 anni fa, quindi un botto di anni fa. Insegno qua al Politecnico e insegno videogiochi, video game design and programming, sì. E anche un corso su data analytics. Le due cose sono abbastanza, cioè sembrano molto distanti, ma in realtà sono, è intelligenza artificiale. Le tre cose sono abbastanza distanti, ma in realtà sono tutte collegate insieme, in alcune delle cose che magari poi vi faccio vedere. Sono fortunatissimo a fare quello che faccio, ovviamente. La cosa più interessante è che grazie alla Milano Games Week ho avuto anche l'opportunità di conoscere alcuni dei miei eroi, come Nolan Bushnell, il fondatore di Atari, di cui parleremo dopo, John Romero e Brenda Romero. John Romero, quindi Wolfenstein 3D, Commander Keen, Doom e tutti gli altri. E Brenda Romero, voi non la conoscete, ma è la moglie, che in realtà era una game designer anche lei, è la game designer di uno dei giochi che io preferisco, diciamo, storicamente, che si chiama Jagged Alliance, è tutta una serie. È stato un gioco un po' particolare. Ho iniziato 42 anni fa a giocare e i miei primi videogiochi erano questi. Vediamo perché non parte. Dai, parti. Questo qua è un gioco per Vic 20, occupa 3,5 K. Quelli sono proprio i primi giochi a cui ho giocato. Si sente, no? Audio abbastanza. E dopo questi, chiaramente, non vi faccio tutta la storia in mezzo, questi sono gli ultimi. Questi sono gli ultimi, vi consiglio... Beh, sto finendo Trek to Yomi, che è appena uscito. The Division 2 ci gioco dal 2019. 12 Minutes è molto bello. Little Nightmares 2 è molto bello. Questo qua, Fortnite ci ho giocato soltanto perché dovevo fare una lezione su quello, però diciamo, vi consiglio Hollow Knight, è immenso da giocare, non l'ho finito, sarò arrivato al 30%, però mi sono bloccato a un boss, a due boss, sono due mantidi che saltano. Come vi dicevo, cosa insegno? Insegno video game design and programming. Abbiamo iniziato il corso nel 2010, l'abbiamo iniziato perché in realtà facciamo ricerca nell'intelligenza artificiale e i videogiochi sono uno dei setup ideali per l'intelligenza artificiale. Questo è stato il primo gioco che i nostri studenti hanno prodotto. E allora facciamo così. È in Verbis Virtus, era nato nel 2010 da due studenti e il team che l'ha prodotto sono in quattro in realtà. E l'idea già all'epoca era abbastanza interessante. Il fatto di riuscire a comandare con la voce. Comandare con la voce, diciamo, le azioni del personaggio. Il setup è classicamente quello fantasy e c'è un motivo anche per cui diciamo, nel videogiochi c'è una grossa componente fantasy. Questo è l'ultimo, si chiama Vesper, è uscito l'anno scorso per PC ed è uscito adesso per Switch. Anche questo è un gruppo di due studenti, è un ingegnere informatico e un designer per la grafica. È iniziato un progetto tre anni e mezzo fa, chiaramente poi loro si sono laureati, cioè dovevano laurearsi, studiare, eccetera, però adesso lo stanno proprio... Cordance Interactive l'hanno messo sull'azienda. Nel mezzo ci sono altre cose, cioè ad esempio se andate su a vedere in Another Reality, era un gruppo dei nostri studenti che però ha fatto la startup parlando di VR, quando la VR era proprio all'inizio, nel 2011, diciamo. Se vedeste il gioco che hanno fatto per il corso, questo è un gioco fatto per l'esame del corso, non in questo stato, vedreste qualcosa tipo un prototipo, però diciamo
molto simile come meccanica di gioco. Ora, per parlarvi di come sono cambiati i videogiochi, la cosa che mi piace fare è cercare di darvi un po' di elementi per capire e provare ad analizzare i videogiochi. La prima cosa è una cosa che, diciamo, è nata nel mondo accademico, è un modo per spiegare i videogiochi, si chiama il modello MDA, meccaniche, dinamiche e estetica, in inglese l'estetica è con la A, e praticamente dice questo, che quando noi andiamo, quando noi come giocatori guardiamo un gioco, tipicamente quello che guardiamo, siamo la prima cosa con cui interagiamo è il concetto di estetica. Estetica nel senso di grafica, musica e anche feeling, ok, che ci dà questo gioco. Giocando ne impariamo un po' la dinamica, ad esempio se io gioco a Super Mario capisco certe cose su com'è Super Mario, e a un certo punto inizio a padroneggiare quello che è la meccanica in Super Mario, devo giocare, devo saltare alla perfezione, quasi pixel perfect, e in un qualche modo a quel punto divento un esperto. Quando un designer dall'altra parte invece deve progettare un videogioco, parte al contrario, cioè parte al contrario in questo senso. Io voglio raggiungere un'estetica, ad esempio voglio fare un platformer horror, e a quel punto mi chiedo che cosa devo fare per, come azioni per riuscire, con meccaniche di gioco posso mettere in questo gioco per raggiungere questo tipo di estetica. Ok? Quindi da un certo punto di vista lavoriamo in due modi, in due visioni differenti. Quindi l'idea della meccanica, sicuramente ne avrete sentito parlare di meccaniche di gioco, è l'idea di avere quella manopola che ci permette di, in qualche modo di raggiungere come designer un certo obiettivo da un punto di vista di feeling e di giocabilità. Chiaramente la cosa che vi fa capire che la cosa interessante è che la stessa meccanica può portare cose molto differenti, e l'idea di meccanica di gioco è ovviamente una cosa che trascende dal fatto che siamo videogiochi, ma possono essere anche giochi. Quindi ad esempio in Italia negli anni 70 si giocava questo gioco che si chiama Paroliere, Boggle è la versione inglese, e quello che succede è che la meccanica di gioco era, io prendo questa scatola, poi c'era un coperchio di plexiglass sopra, l'agito, guardo, escono fuori i caratteri, ho una clessidra e siamo io e un mio amico e iniziamo a scriverci le parole. Alla fine dei 2 minuti, circa la clessidra dei 2 minuti, alla fine dei 2 minuti ci contiamo quante parole abbiamo fatto, c'erano delle regole per decidere chi vinceva, ad esempio sulla lunghezza delle parole, il numero delle parole, però l'idea era quella. Se voi vedete Razzle, cosa ha preso? Ha preso la stessa meccanica, l'ha digitalizzata, chiaramente ha reso possibile aggiungere una meccanica sovrapposta. Quando partiamo di meccaniche, di solito sono o molto semplici o layered. Okay? Quindi in quel senso di layered, in questo caso vedete una seconda meccanica che deriva dallo scarabeo, cioè il fatto che se prendete certe posizioni valgono di più. Okay? E mettete certe lettere in certe posizioni valgono di più. Questa cosa qua sarebbe stata, praticamente avrebbe reso questo gioco troppo complesso, qua invece è automatizzato, quindi me lo posso permettere, d'accordo? Ideale per una meccanica è l'idea che sia facilissima da imparare, una cosa semplice da imparare e in un momento la impariamo, che però sia difficilissimo da diventare degli esperti. Questa qua era proprio il lead motif, diciamo, lo statement che veniva usato per commercializzare Otello. Ovviamente, come dicevo, le meccaniche, la stessa meccanica di gioco, quindi la stessa idea, può essere usata in modi diversi e questo porta a risultati molto diversi. Quindi, tipo, adesso dovrebbe partire tutti, forse. Vedete che abbasso un po' il volume perché questi sono veramente... non volevo abbassare il volume. Qua vedete 4 idee di saltare. Da una parte avete il vostro Super Mario, in cui il salto diventa quasi tutto quello che fate è saltare. Però in un qualche modo potete usare il vostro tempo. Dall'altra parte il classico One Button Game, Geometry Dash, che in realtà deriva l'antisegnano del One Button Game, si chiama The Impossible Game, lo trovate ancora, ed è il primo One Button Game, diciamo, che ha avuto un certo successo. A parte, ce n'era un altro ancora che è al MoMA, adesso non mi ricordo il nome. Però
La differenza fra i primi due sopra è che da una parte io obbligo il giocatore a tenere un certo ritmo, ok? E in un qualche modo io lo obbligo a seguire la musica. La stessa cosa faccio qua, aspettate che lo faccio ripartire, in 140, che è un bellissimo gioco, e che praticamente mescola la libertà di movimento di Mario col fatto di essere sincronizzato con la musica. E rispetto al One Button Game come Geometry Dash, questo, Spaces Key, praticamente quello che fa è riduce tutta la modalità di gioco a una schermata, quindi il livello è piccolissimo. Perché se voi giocate a Geometry Dash, una delle cose, ad esempio se lo fate sull'autobus, no, o sul tram, è brutto poi interrompere una partita a un certo punto. Ok? Quindi in qualche modo quello rendete proprio, diciamo, compatta la partita. E questi sono quattro modi di vedere, diciamo, l'idea di usare la stessa meccanica. Ed è una cosa abbastanza importante. Il secondo concetto molto importante, che viene usato molto, ma veramente usato molto, specialmente pro e contro i casual gamer, ok, con quelli che in un qualche modo non sono degli hardcore gamer e quindi sono più, diciamo, sensibili a certi fenomeni, è il concetto di flow, che non viene dai videogiochi, ma è stato introdotto da Mihai Csikszentmihalyi negli anni 60, e riguarda praticamente lo studio di che cosa rende un compito, diciamo, quando è che le persone facendo qualcosa sono talmente focalizzate su questo che in un qualche modo sono completamente prese, ok? Quindi in un qualche modo il tempo passa e non se ne accorgono, proprio ti senti completamente immerso in quello che stai facendo. E nel libro sul flow identifica varie cose. Una delle cose che identifica, che qua non ho messo, è che l'obiettivo deve essere chiaro e in un qualche modo deve darti un'idea di raggiungibilità, ok? Se avete fatto delle lezioni di recente, quello che fate è, pensate a questo, se voi, sicuramente è successo a qualcuno di voi, di entrare e iniziare una lezione e di vedere una cosa che vi siete detti non ce la farò mai o non capisco che cosa devo fare davvero. Quindi quello che succede in quel momento è io perdo cioè non riesco a farmi prendere da questo argomento. Invece se io vedo che l'obiettivo è raggiungibile e in un qualche modo potrei farcela, è ben definito, allora questa è una condizione, come diremmo noi, necessaria, non è sufficiente, ok? La cosa che interessa al flow e i giochi, i videogiochi, è questo diagramma, che dice praticamente, mostra praticamente il senso di difficoltà, la relazione fra il senso di difficoltà, la capacità personale e quello che è la nostra possibilità di essere completamente catturati da quello che stiamo facendo. Quindi, guardandolo semplicemente, se io sono molto esperto, però il task è molto semplice, mi annoio, ok? D'altro canto, se sono molto, cioè poco esperto e la difficoltà è troppo alta, sono frustrato perché non vedo la possibilità di risolvere, di compiere quello che mi sono messo, diciamo, ho pensato di voler fare, no? Quindi, ad esempio, che ne so, adesso prendo uno di voi, il più bravo di voi che gioca a scacchi, io non so assolutamente giocare a scacchi, mi metto contro uno di voi, in tre mosse capisco che non so, perderò comunque, quindi il mio senso è di ansia. La cosa interessante è che se noi diamo a un giocatore il livello corretto di difficoltà nell'affrontare un livello, un gioco, eccetera, eccetera, e potrebbe essere anche una lezione, in quel caso siamo in quella zona di flow, che è quella zona che ci permette di raggiungere questo tipo di immersività. Ok? Una cosa che è sempre presente nei videogiochi, sempre presente nei videogiochi, è in un modo o nell'altro questo arco narrativo. Quindi quello che succede è che la vostra esperienza di gioco, nella maggior parte dei casi, Geometry Dash non è esattamente così, diciamo, si sviluppa con una esposizione di quello che sta per succedere, l'azione inizia a aumentare, a un certo punto c'è il climax che potrebbe essere la boss fight a un certo punto o appunto se fate un qualunque diciamo videogioco a episodi o in cui c'è questo ambiente devi andare nel prossimo, vi viene detto che dovete fare qualcosa, iniziate a farla, arrivate al livello massimo di difficoltà e poi
in un qualche modo c'è il momento di rilassamento. Esisteva nei giochi arcade degli anni 80, cioè voi scompletavate un livello e poi si ricominciava. Okay? L'esposizione può essere lunga o piccola, però diciamo è così. Questa cosa qua viene messa insieme, insieme al fatto che si inizia un gioco, iniziano i livelli, e in un qualche modo avete questo andamento un po' che, diciamo, sale a scalini. L'altra cosa che è interessante guardare quando si pensa ai videogiochi, quando si vogliono analizzare i videogiochi, è riuscire a capire, pensare ai videogiochi in termini di che cosa danno al giocatore e che giocatori vogliamo avere. Okay? Tanti anni fa, negli anni 70, metà anni 70, c'era un videogioco che si chiamava online, che si chiamava MAD. Era il primo multi-user dungeon testuale in cui la gente si collegava, e l'autore di questo gioco, Mood si chiamava, Bartlett, ha preso i giocatori e ha guardato i tipi di giocatori che c'erano nel gioco e li ha classificati secondo quattro assi, in realtà sono due. Quindi l'idea è cosa vogliono fare i giocatori. Vogliono interagire con altri giocatori, vogliono interagire col mondo. In questo caso avete delle persone che sono, dei giocatori che sono molto più interessati alla socialità oppure all'esplorazione. E l'altro è agire con altri giocatori, quindi in un qualche modo sono focalizzati sulla vittoria, sulla competizione, e dall'altra parte invece avete quelli che vogliono in realtà, in un qualche modo, agire nel mondo, quindi quelli che vogliono in un qualche modo guadagnare uno status dentro il mondo. Okay? Se voi, quando si guarda un gioco, bisogna capire a chi si sta per rivolgere. Okay? Ora, la domanda che ci facciamo oggi è come sono evoluti, cioè quello che vogliamo discutere più o meno, parlare, è come si sono evoluti i videogiochi negli ultimi anni. E per farlo, una cosa che è interessante fare è partire proprio dagli albori. Partire dagli albori perché in realtà quello che succede a un certo punto resta così per un sacco di tempo. Però le origini spiegano alcuni dei fenomeni che ci sono. Ora, come nascono i videogiochi? Come nascono i videogiochi? O dove nascono i videogiochi? Domanda. Qualcuno? Quelle sono le arcade machine, ci ho lasciato talmente tanti soldi lì dentro che non te lo immagini neanche. Forse l'MIT. Nascono nei laboratori. Perché nascono all'MIT, secondo te? Nessuno aveva i computer negli anni 60, nessuno aveva i computer. I computer qua negli anni 50, 60, i computer erano grandi come questa stanza, non era una roba che uno aveva. Quindi voi potreste dividere due cose. Uno, avete un mondo che sono, diciamo, in Italia erano i flipper o le pinball machine, ok? Avete delle macchine elettromeccaniche, ogni tanto c'erano, ma erano delle robe oscene. Praticamente, non so, avevate dei plastici, voi mettevate come in un sommergibile così, c'era un plastico, c'erano delle lampadine, intendo lampadine proprio come lampadine di casa, che sotto si accendevano elettromeccanicamente con dei rumori, il suono che dava queste idee, questo era quanto. Però i veri videogiochi nascono nei laboratori e nelle università, perché come dice la vostra amica, di fatto era l'unico posto dove c'erano la tecnologia. Il primo nasce nel 1958 al Brookhaven National Lab ed è l'idea di un tennis fatto con un oscilloscopio. La cosa comica che ritroverete, poi ve la faccio ritrovare perché è successo anche al Politecnico, che quando trovate queste cose qua, secondo voi perché inventano questo videogioco? A parte che l'ho scritto qua sotto, quindi è un coso... Sì, intrattenere i visitatori, non dovevo metterlo così. Però lo scopo è intrattenere le persone, cioè tu fai vedere un laboratorio tecnologicamente avanzato, è bellissimo, fantasticissimo, peccato che la gente si annoia. Allora, per non far annoiare la gente, costruiamo un gioco con questi strumenti che costano milionate di dollari all'epoca, ok? E questo è l'originale, lo trovate ancora al video. Cosa interessante è che nel 1951, qua al Politecnico, c'era la prima computer in Italia, addirittura veniva, diciamo,
affittato il tempo macchina ad altre, diciamo, ad altre aziende, perché era davvero l'unico arrivato via nave dagli Stati Uniti, e portato dal professor Dadda. E una volta stavo parlando con il figlio del professor Dadda per una presentazione, e lui mi ha portato questo, mi ha fatto lo scan di questa cosa, che è un tracciato di una telescrivente, che era il gioco del 7,5, non so se ci avete mai giocato, però praticamente è il blackjack in versione con le carte da briscola, e questo era fatto al Politecnico per intrattenere i politici che venivano a trovare e vedere questa macchina fantastica. Quindi c'è una macchina che costa miliardate, però per far vedere davvero che serve a qualcosa, gli facciamo giocare. Come diceva la nostra collega, nasce successivamente all'MIT, viene prodotto uno dei primi giochi, diciamo, che ha già delle meccaniche, tornando al discorso di prima, molto particolari, che è Space War. E questo è il video originale. Sono due astronavi, c'è una cosa che attrae dentro, non mi ricordo se era un buco nero, e in un qualche modo si sparano missili a vicenda, fatto su una telescrivente e questo CRT. Questa cosa qua ovviamente resta nei laboratori. Nel frattempo negli stessi laboratori, adesso non mi ricordo se era l'MIT, nascono anche le prime avventure testuali, non so se sapete cosa sono, praticamente invece di giocare con uno schermo e quant'altro, scrivete, apri la porta, trova la chiave. La vedete citato dentro, dato che siete abbastanza giovani, è probabilmente la cosa più vicina che avete visto, quando Sheldon gioca a Zork in uno degli episodi di The Big Bang Theory. Ora, quello che succede è che questa idea non passa inosservata, e dall'altra parte, a Stanford, decidono di fare il primo videogioco. Il primo videogioco si chiama Galaxy Game, che è un clone, okay? E quello è lo chassis avveniristico. Ne fanno uno o due, mi sembra, però non funziona, cioè nessuno ci gioca. Perché? Perché è troppo difficile. E questa è una cosa tipica dei giochi, che quando fate un gioco. Più è nuovo, più deve essere facile da giocare, ok? Nel senso, nessuno sapeva che cosa fossero questi. Questa era la prima volta, lo portavano fuori. Prima c'era un gruppo di nerd dentro i laboratori, che vivevano la vita nei laboratori, come facevo io diciamo, quando ero studente, e lì si sapeva tutto, cioè ormai eravamo tutti lì. E un conto è se lo porto fuori, e una persona, magari uno studente che non studiava computer science, si trova di fronte a questo e un po' resta così. Quindi si schianta l'idea. Questo è Ora, la cosa interessante è che nel frattempo, dovete considerare questo, c'è stato un periodo, e c'è stato un periodo anche qua in Italia, in cui l'elettronica era molto hobbistica. Quindi, ad esempio, io sono del Friuli, noi andavamo alla fiera di Pordenone. Alla fiera di Pordenone c'erano questi qua che portavano transistor, c'era di tutto. E questo però, da noi, io mi ci sono stato negli anni 80, in America, già negli anni, fine degli anni 60, c'erano i club che si occupavano di elettronica e andavano a queste fiere. A un certo punto una persona, Ralph Baer, ha questa intuizione, ok? E dice, la televisione ormai c'era, no? A fine anni 60 c'era la televisione quasi in tutte le case, dice, se io volessi fare un sistema di intrattenimento, cioè sarebbe bello avere un sistema di intrattenimento collegato a qualcosa che tutti hanno, che è la televisione, ok? Perché, ricordatevi, ci sono le pinball machine, cioè i flipper, ci sono altre cose, però erano nei bar sperduti altrove. Però lui ha questa intuizione. Dico, la porta anche in giro, sembra che, mentre la portava in giro, a una di queste fiere, la vedono anche quelli di Atari. No? La storia racconta che, ok? Comunque, lui cosa fa? Prende il prototipo, dopo averlo sviluppato, lo dà alla Magnavox. E la Magnavox, 3 anni dopo, esce fuori con l'Odyssey. Dai. Scusate. Perché? L'idea... Non so se aspettate un attimo che mi sono... No,
fermi tutti, rifacciamolo partire. La cosa interessante dell'Odyssey è che è un po' che origina... che praticamente appunto c'è già un pezzo di cartridge e poi c'è questo foglio che si attacca al televisore e che trasforma lo stesso gioco in 1000 giochi. Vi sembrerà una roba assurda, però in realtà i primi videogiochi che arrivano in Italia come Breakout e Asteroids hanno la striscia verde, hanno strisce adesive colorate perché non c'erano i televisori a colori, i monitor a colori. Quindi esce Magnavox che viene commercializzato, effettivamente è un successone. Di fatto cosa succede? Contemporaneamente esce Pong, ok? Esce Pong, e esce Pong in maniera molto curiosa, perché ricordatevi, Nolan Bushnell c'era ancora con il primo, non so se l'ho fatto vedere, era ancora dentro i primi Galaxy War, quello che hanno cercato di duplicare duplicando Space War. Fallimento, si mette a produrre, crea Atari, e dice, vabbè, prende Al Alcorn come ingegnere, dice, oh, tu sei il primo ingegnere, non sai ancora fare, noi stiamo cercando di fare videogiochi, non c'erano videogiochi, e gli dice, senti, come prima cosa, leggenda narra, fai questo gioco simile al ping pong, ok? Viene chiamato Pong per uno, il pong del rumore della pallina che fa, ping pong era copyrighted, ok? Quindi fa questa cosa qua, sempre la leggenda narra, cercano di venderlo, perché all'epoca funzionava così, con le delle pinball machine, uno andava in giro e diceva io ti vendo questa pinball machine come, e tu la distribuisci, e non so, c'era il tizio che andava, aveva i suoi bar in cui portava queste cose, poi intascava, un po' restava al bar, eccetera, eccetera. Quindi lui cosa dice? Cerca di venderla, nessuno è interessato, la porta in uno dei bar, pub, vicino ad Atari, la mettono lì, dopo 15 giorni non funziona più, questa è la storia che tutti conoscono, e praticamente il tizio si lamenta, il proprietario si lamenta, loro vanno lì e trovano pieno di quarter, di quarti di dollaro. E quindi quella cosa lì è un successo. Nel frattempo però c'è Magnavox Odyssey, quindi quello che vedono la gente che lo vede dice questo qua è Pong, no? In realtà poi anche loro escono con Pong. Ora, questo porta all'ingresso dell'età d'oro delle coin-op, cioè che sono i giochi in cui mettevate le monete. In Italia si iniziano con le 50 lire. Quando io giocavo a 50 lire, adesso non mi ricordo neanche cosa saranno in centesimi, penso 20 centesimi, o 25. E praticamente quello che succede è un'epoca d'oro immensa in cui nasce di tutto. Tutti questi giochi poi nascono attorno all'idea di una singola meccanica e di un incremento della difficoltà. Però sono abbastanza semplici, però nascono delle cose incredibili, tipo questo qua, non me lo ricordo più come si chiamava, ci ho giocato l'inferno, comunque. Questo era 3D fatto in vettoriale, quindi la cosa che avevate come grafica, avevate grafica raster o grafica vettoriale come questo e come Asteroid. E ad esempio nasce Zaxxon, che è la prima forma di 2.5D, come si suol dire in termine tecnico, visione isometrica, e verso la fine di questa era d'oro nascono anche cose che usano i videodischi, che non sapete cosa sono, però erano dei dischi così confilmati, in cui dovete soltanto premere un tasto a un certo punto per fare... Erano cose all'epoca, cioè so che vi sembrerà, dite ma che è sta roba, però era una roba che all'epoca era una cosa iper mega ultra.
La cosa interessante è che nasce anche le primi problemi di violenza. Questo è dell'82, questo è il primo caso, che è di Dead Race, in cui con due macchine dovevate prendere sotto le persone, però le persone si salvavano se andavano nell'area bianca di lato. Poi quando le prendevate sotto veniva fuori una croce tipo tomba. La cosa interessante è che la seconda ondata di problemi sulla violenza nei videogiochi nasce con Mortal Kombat intorno al 94, quando poi nasce anche di fatto il sistema di rating che ancora adesso viene usato, più o meno modificato, però nasce all'epoca per in un qualche modo proteggere l'audience. La cosa interessante è, vi siete mai chiesti perché nei videogiochi, tanti videogiochi, ci sono una tormata di cose fantasy? Perché, voglio dire, da dove nascono? Vai. Libri game, cosa intendi per libri game? Ok. Molto prima dei libri game. Signore degli Anelli, dopo, ispirato al Signore degli Anelli, cosa succede? Succede che, vai, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons nasce agli inizi degli 70, quando viene commercializzato era già giocato dentro le università, però dovete pensare, chi è che giocava a Dungeons and Dragons? Sempre gli stessi nerd che erano gli informatici, perché che, voglio dire, se vado a vedere la relazione fra gente che gioca a Dungeons and Dragons e videogiochi, quando io ero più giovane, avevo la vostra età, era praticamente uno a uno, cioè non c'era nessuno che giocasse a una cosa ma non giocava ai videogiochi. Quindi quello che succede nel frattempo, c'è tutta una cultura di Dungeons and Dragons che nasce e viene accusata nel frattempo di satanismo, no? Perché comunque non ci facciamo... Era già giocato, diciamo... fra i giocatori, poi viene commercializzato. E quindi c'è il Satanic Panic del 1980, degli anni 80, che era attorno a Dungeons and Dragons, che è sempre attorno agli stessi, no? Quelli, gli stessi che prendevano sotto i personaggini con le macchine o combattevano, o più tardi hanno combattuto con Mortal Kombat, erano gli stessi che poi giocavano a questi giochi. E in un qualche modo... È anche per quello che diciamo, la cultura dei videogiochi è completamente immersa nel mondo fantasy. Ora, cosa avevano tutti in comune tutti questi videogiochi? Praticamente tutti. Una meccanica di base, molto semplice, ok? Sempre quella. Una profondità narrativa limitata, perché io andavo, giocavo, mettevo le mie 50 lire, giocavo, non è che mi potevano raccontare una storia, perché poi finiva e poi me ne andavo... Quindi si limitava a Donkey Kong, vedevo la principessa, il gorillone, lo portava via, stop, ok? Altre cose non c'era proprio assolutamente nessun tipo di storia di base. Livelli che basavano sull'incremento della difficoltà, qualche elemento di esplorazione. Il modello commerciale era semplice, stesso modello commerciale di tutti, paghi per giocare, ok? Ora, a questo punto la storia dei videogiochi, quello che succede nei videogiochi, si diparte in tre canali paralleli, tre percorsi paralleli che però sono accomunati da alcuni giochi che compaiono su tutti i canali. Il discorso è questo, che in questo istante, alla fine verso la fine della Golden Age delle coin op o dell'arcade, quindi 1985 circa, 86, le persone possono tranquillamente giocare utilizzando una console, magari limitata, però una console, possono usare il personal computer, che era peggio della console per certi versi, e oppure possono andare in una sala giochi, che mano a mano perde, diciamo, un po' di attrattiva. Quindi avete l'evoluzione della console, ok? Parte particolare, non è interessante guardare l'evoluzione della console di per sé, la cosa interessante è vedere che a un certo punto iniziano con le console portatili, quindi il Game Boy. C'è un età d'oro di giochi per PC, cioè si inizia a giocare sul PC e si inizia a giocare in maniera, diciamo, molti dei giochi storici e che hanno cambiato, diciamo, il mondo dei videogiochi nascono qua.
Vi consiglio, c'è un libro su tutta la storia di Tetris, e Tetris è eccezionale perché peraltro, poi adesso parlandone adesso, Tetris nasce in Russia. La cosa interessante è che poi ne copiano varie copie, eccetera, eccetera, e a un certo punto, per dare un'attrattiva, dato che comunque pensate, metà anni 80, la caduta del muro di Berlino, tutte queste cose qua, a un certo punto dicono sì, perché è stato un gioco studiato in segreto nei laboratori russi e noi siamo riusciti a rubarlo. Insomma, c'è una storia dietro, niente male. E il libro di cui vi parlavo, che si chiama, non mi ricordo, ma se cercate Tetris, l'ho letto solo in inglese, l'ho visto solo in inglese, comunque è la storia di Tetris, parla di quando praticamente Nintendo decide di installare Tetris, di comprare Tetris, e si scopre che non c'è la licenza di Tetris, quindi tutta la storia per andare in Russia e quant'altro. Comunque, di fatto avete Karateka, un gioco storico, Prince of Persia, Lord Runner, Tetris, Lemmings, e, giusto per dire che stiamo sempre in mezzo al fantasy, Ultima. La cosa che è interessante guardare i giochi che nascono sui PC, perché i PC sono i primi in cui si possono salvare la progressione. L'altra cosa è, il PC è mio, io arrivo lì, salvo la progressione, torno e continuo a giocare per un tanto di tempo, quindi la narrativa si allunga, ok? Quindi, avete ad esempio, la narrativa si allunga, Ultima 7, e nascono nuovi generi che non c'erano prima, tipo appunto Castle Wolfenstein 3D, e sopra è Populous, nascono i primi RTS o i godlike, in cui voi siete sopra, che comandate persone, e gli fate fare cose in giro. Sono tutti generi che nascono in quel momento, tutto a cavallo, fine anni 80, inizio anni 90. La cosa interessante è che in quel momento, dato che vogliamo vedere come sono cambiati i videogiochi, nasce il primo cambio di paradigma, nasce lo shareware, ok? Che è una cosa che alcuni di voi potrebbero dire, e che cos'è? Ma che poi ritroviamo nei cellulari, ok? Nasce due dei giochi che erano, diciamo, commercializzati, i primi due giochi che erano commercializzati con lo shareware, sono stati Commander Keen, che è questo qua, e poi Wolfenstein 3D e poi Doom, ok? Metto questi qua, Commander Keen ad esempio, piccola storia, vi consiglio un libro che si chiama Masters of Doom, che è la storia dell'ID Software. Romero e Carmack, i due creatori di questa roba qua, di Doom e Castle Wolfenstein, a un certo punto gli piace talmente tanto Mario che dicono lo vogliono fare sul PC, però il PC è troppo poco potente rispetto alla NES. Quindi dicono, proviamo a farlo. Riescono a farlo su PC e fanno questo. In realtà fanno una copia di Super Mario, lo mandano a Nintendo e la Nintendo dice non siamo interessati alla commercializzazione sul PC. Quindi loro cosa fanno? Cambiano il look and feel e creano Commander Keen. Okay? Infatti se lo guardate, diciamo, se cambiate un po' i colori, l'idea c'è. No? Ora, il discorso è che tutto nel mondo dei videogiochi resta stabile così. Ah, non vi ho detto che cos'era lo shareware, però. In tutto ciò non vi ho detto che cos'era lo shareware. Lo shareware era così. Una volta, tanti anni fa, c'era un modem che iniziava a fare... Vi collegavate, andavate in un posto che non c'era il web, andavate in un posto che erano le BBS, Bulletin Board Systems, che erano locali, e lì trovavate degli exe da scaricare, in cui magari c'era Doom o Commander Keen, in versione parziale, cioè erano tipo i primi 5 livelli, ok? Poi dovete prendere dei dollari, anche in Italia dei dollari, li mettevate in una busta, li spedivate in America e questi vi ritornavano indietro il dischetto, ok? Di fatto, poi ne parliamo, è di fatto la versione, diciamo, postale delle in-app purchases, ok? Di quello che trovate sui cellulari adesso, cioè io ho il gioco, non ho tutto, quindi a questo punto pago extra e mi arriva tutto, ok? Però era, diciamo, c'era questo, addirittura c'era una versione moderna degli abbonamenti che abbiamo, se li avete, sulla Xbox o sulla Play. Cioè, quindi quello che c'era era, io pagavo $10 al mese e c'era un'azienda che mi mancava dei dischetti, perché all'epoca so che molti di voi non li hanno mai visti, però c'erano degli oggetti così, che infilavi dentro il computer, tipo chiavetta USB, però dimensioni variabili,
E quello che succedeva, in qualche modo, ogni mese vi arrivava qualcosa e ci giocavate. Ok? Ora, tutto resta stabile, intendo dire questo. Io pago, gioco, basta. C'è un po' di pirateria, ovviamente c'è sempre stata all'epoca, diciamo, in Italia la pirateria è stata quasi una necessità. So che sono registrato, però in alcuni anni è stata quasi una necessità, perché dovete pensare che negli anni 80 non arrivava quasi niente in Italia, cioè se andavate in un negozio e cercavate qualcosa per un PC, era già un miracolo e trovate il PC, ok? Quindi, arriva il telefono, ok? iPhone 3G, insomma, l'iPhone 3 prima dell'iPhone 4, è il primo in cui arriva Angry Birds. Allora, dico Angry Birds semplicemente perché è stato uno di quelli che è diventato, diciamo, in un qualche modo dirompente nella cultura generale, ok? Cos'è che cambia quando arriva il cellulare e si può giocare sul cellulare? Banalmente, tutti hanno una console portatile, quindi tutti diventano potenziali giocatori. Quindi io lascio, cioè c'avevo gli hardcore gamer e quelli comunque continuano a giocare col PC, continuano a giocare con però improvvisamente chiunque potrebbe diventare un potenziale giocatore, ok? Quindi la domanda diventa è come posso convincere questi nuovi giocatori a spendere? Prima di tutto i giochi devono essere semplici, quindi torniamo alla vecchia cosa, cioè a un certo punto, ricordatevi, anni 70-80, una meccanica di gioco, livelli che cambiavano. Sviluppo, avevate dei giochi per PC, diciamo sostanziosi, interessanti, con una narrativa profonda, avevate giochi incredibili come Myst, tantissimi giochi, ma proprio belli sostanziosi. Con 15-16 dischetti dovevate installarli, era una roba terrificante. Il problema diventa, a questo punto, io devo far giocare chiunque, si ritorna a semplificare le meccaniche. Quindi i giochi devono diventare semplici. Inoltre, costruito su anni e anni di chi sono i giocatori, un gruppo di nerd un po' strani a cui piacciono i computer e un po' quelli a cui piacciono le console, la domanda è: adesso devo convincere tutti gli altri che guardavano questi qua che giocavano con i videogiochi e anche li criticavano, che anche loro potrebbero giocare ai videogiochi, che adesso è bello giocare ai videogiochi, no? E quindi come fanno? Faccio. La prima cosa che nascono, ed è una cosa interessante, nascono già nel 2009, quando siamo a cavallo fra l'iPhone 3 e l'iPhone 4, ok? Che è l'anno in cui è nato Angry Birds, nascono le prime microtransazioni. Inizialmente servono per sbloccare i contenuti, quindi sono la versione dello shareware automatica. Farmville, Heyday o qualcos'altro. C'è una meccanica che si aggiunge, che è la meccanica di spoilage. Tu aspetti che arrivi il raccolto, però se non sei lì in quel momento a raccoglierlo, più alto è il valore del raccolto e meno dura e poi si distrugge, ok? E quindi c'è questa cosa qua. L'altra cosa è che la valuta virtuale può essere usata per acquistare power-up e superare situazioni complicate. L'ho preso in inglese perché non avevo un'idea di come tradurlo, però l'idea è che la cosa interessante è che io... Una volta ero su un autobus, stavo parlando con una mia collega e lei non era una giocatrice e noi parlavamo di Candy Crush e lei ad esempio diceva che lei aveva speso qualche euro in Candy Crush. Perché? Perché a un certo punto non riusciva a superare un livello e quindi era frustrata, boom, no? Io che non supero i livelli per mestiere, cioè nel senso sono veramente una schiappa con molti giochi, per me fallire 500-600 volte è normale. Quindi non è che mi faccia tanto. Però ritorniamo qua, no? Se io prendo gente con la skill bassa e gliela faccio e gli do una difficoltà troppo grande, questi qua reagiscono molto, molto diversamente da un hardcore gamer, ok? E quindi quello che succede è che sfrutti proprio questo. Nei casual gamer sfrutti questa parte qua, perché non sono abilizie, cioè di fatto sono chiunque, quindi non sono hardcore gamer, e quindi hanno un livello di frustrazione che si innesca molto facilmente. E quindi è su quello, no? che lavori. Ora, l'ultima evoluzione che conclude questa presentazione, è che
le valute virtuali in questo istante sono, le potete usare per, cos'è che potete fare con la valuta virtuale in questo istante? Che è lo status, ok? Dato che sei, sembri molto esperta, quando è stato, esperto, ah scusami, quando è stato che è stato introdotto per la prima volta gli oggetti cosmetici a pagamento? Qualcuno di voi? Un anno circa, datemi un anno. Second Life c'era, Second Life c'era, però Second Life non è un videogioco. La sella di Skyrim. No, ancora? Era un cappello, vi dico che il primo oggetto... Team Fortress 2. È stato addirittura il primo che ha avuto il market, è stato il primo che ha avuto il market in cui la gente poteva dire io ti faccio il cappello, lo metto in vendita, ok? Ed effettivamente è quello che potete acquistare, che può essere status, ok? E c'è dovunque. Addirittura, vi ricordate Battlefield 3? Cosa succede? Battlefield 1 e Battlefield 5, poi 5 è proprio iper. Cosa succede? Voi partite con le uniformi normali e poi iniziano a vendervi uniformi. Continuano a dare contenuto fuori come i nuovi livelli, cioè a un certo punto Battlefield 5 è uscita tutta la parte sulla guerra nel Pacifico, gratuitamente, mentre prima uno l'avrebbe pagata, semplicemente perché poi ci sono gli incassi della... C'è la guerra nel Pacifico, non vorrai mica perderti la divisa del giapponese, quello strano qualcosa, no? Poi c'è, a un certo punto c'è stata l'offerta per Natale con tutti con le stelle alpini. Insomma, abbastanza particolare. Magari avete anche dei... Diciamo che Fortnite in questo è eccezionale, devo dire. Questo invece è di Supercell, scusatemi peraltro, perché ce n'avevo un altro di Fortnite che poi mi ho tolto. E quindi avete le bombe speciali che fanno effetti speciali, fantastico. E quindi le cose diventano anche speciali nel senso che fate vedere effetti speciali, no? Questo, negli ultimi due mesi l'ho passato a giocare per esperimento a Tennis Clash. E questo ad esempio è quello che mi succede ogni mattina, cioè ogni mattina no, però ogni volta che accendo quel gioco mi arrivano le offerte speciali di tutto. La cosa che mi colpisce di più, perché sono un po' tirchio, è questa parte qua. Adesso quella là si vede male, però tipo la cosa che è incredibile è che giochi come questo ti chiedono per fare il pass pro, ti chiedono cose tipo, secondo me erano 5 euro a settimana, cioè tipo 20 euro al mese, significa per me, io ho sia PlayStation che Xbox, però su Xbox che ho l'abbonamento con EA tutto al massimo, sono 17 euro, cioè con 17 euro, ma ti sembra normale che io spendo 20 euro per questo, però diciamo che questa è la cosa che caratterizza di più in questo istante i videogiochi, no? Cioè da un certo punto di vista avete l'estetica, prima cosa, la seconda cosa avete quello che viene chiamato pay to win, o comunque basato su quei meccanismi. La terza cosa che è interessante è, e sarebbe interessante vedere quanto gli abbonamenti iniziarono a prendere piede su un'altra cosa, cioè il fatto che Netflix abbia l'abbonamento, su telefono abbia anche la possibilità di accedere ai giochi suoi, diciamo che cambia un po' la cosa. Il tutto, questo è possibile soltanto perché ci sono due cose. Uno, c'è una meccanica di gioco che vi tiene attaccati al videogioco. E questa meccanica deriva, tornando a quello di cui parlavamo prima, al mondo della Dungeons and Dragons. È quello che è la meccanica più nota nel Dungeons and Dragons, quello che è la meccanica di quasi tutti i giochi di un certo tipo, come quelli che faccio vedere qua, che è l'RPG, il role-playing game group, ok? In cui voi partite, esplorate, combattete, raccogliete, spendete, migliorate, esplorate, raccogli, spendi, migliora, esplora. E qua dentro c'è di mezzo ovviamente la moneta virtuale. Secondo voi per quale motivo questa cosa qua è il meccanismo classico di molti giochi free to play con valute virtuali che cercano di tenervi attaccato? Per quello
Però anche in Candy Crush, se fai esplodere, passi a livello, no? Se contro è più veloce, però c'è una cosa, però Candy Crush, ti dico ancora, Candy Crush non ha quel meccanismo, però ha la moneta virtuale. Qualcuno? Dai. Ancora? Ci sto cercando, vai. Ok, altro? Qualcuno, confessatelo, qualcuno di voi gioca a Fortnite? Alzate la mano. Allora, mi interessa chi gioca a Fortnite e chi ha speso, non quelli che fanno gratuitamente. Nessuno ha il coraggio di dire che ha speso in qualche skin di Fortnite? Ok, quanto hai speso nel skin di Fortnite? 10-15 euro. Supponi che avessi speso 200, 50 euro. Ok, 50 euro. Supponi. La domanda è, a quel punto tu hai il tuo personaggio, hai il tuo clan intorno, mollare Fortnite è difficile, no? Come diceva il vostro collega, di fatto i soldi entrano e non escono, no? Quindi cosa succede? Questo è il tipico del Dungeons and Dragons, che tu crei un personaggio, ti affezioni, continui a aumentare, migliori, a un certo punto se tu molli, perdi tutto, perdi lo status. Quindi questo qua ti tiene nello status, ok? Per quello è più facile, per quello è diverso da Candy Crush. Candy Crush in realtà è il mio livello e le spese che io faccio ritornano nella parte del flow in cui dico, io prendo quello che dice, peraltro adesso ricercando in giro ho trovato tipo la guida per superare il livello 5237 di Candy Crush, una roba del genere, che tu dici, cavolo. E ovviamente viene usato in questo. L'altra cosa che viene usata è sei fantastico, hai speso 15 euro per prenderti delle box, mica te le do così, mica te le do, boom, pezzente 15 euro così. Faccio vedere che è una roba, è fantastico, ma guarda quanto valgono i tuoi soldi, ma guarda che bellezza. Ups. Adesso l'ho bloccato io, scusatemi. Quello che quando tu spendi, io ti faccio vedere qualcosa che è totalmente finto, però è perché continua a bloccarsi? Non ho capito perché continua a bloccarsi. No, 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 fermi. Ah no, era proprio così. No, era proprio così, si era bloccato perché è stato trimmato il video. E l'altra cosa, non considerate questo, c'è un pezzo di audio dentro. Vi faccio sentire due audio. Scusate, secondo audio. Dalle voci forse capite che giochi sono? Allora, vi posso dire che una è Candy Crush e le altre sono le slot machine. Le slot machine fisiche, quelle che la gente si rovina fuori. Perché? Perché l'uso dell'audio in certi giochi è fatto apposta, cioè è fatto apposta per dare questa sensazione, come le scatole quando hai comprato il coso, quando hai speso i soldi dentro Fortnite, non ti hanno fatto vedere che wow, grandissimo, no? È fantastico. 15 euro ti dovevano fare qualcosa. Pensa che vai in un negozio tipo H&M, prendi una maglietta da 15 euro, ti dicono ma tieni la maglietta. Invece hai visto quanto è bello prenderla su Fortnite. Ora, questo conclude tutto, vi lascio a una cosa che vi consiglio di vedere tutto l'episodio. Non ve lo posso mettere tutto, però
e questa è l'ultima cosa che vi dico, anzi la dico con loro, è South Park, stagione 16, episodio... non mi ricordo l'episodio. Oh, è meraviglioso! Abbiamo incassato $200,000 americani in un solo giorno! Sì, ma fin dove si potrà arrivare? Come osate fare sia un'applicazione senza il nostro consenso? Oh, Trombino e Pompadour, ecco le persone più amate del Canada! Chi mi ha dato permesso di fare uno stupido trucco su di noi? Chi credete di essere? Oh, io sono solo il principe del Canada e lui è il primo ministro del mobile gaming! Credevamo che vi sarebbe piaciuta la qualità del gioco. È il gioco più idiota di sempre, raccogli di caso! Questi qui non mangiano la foglia. Ah, tu dici? Sì, penso che non mangino la foglia. E credo anche che ci sentano. Ok. Avete capito il trucco? Tanto vale farvi vedere tutto. Apriti sesamo! È di tipo 7 anni fa, eh. Permettete che vi spieghi la logica che sta dietro i micropagamenti dei giochi. Per anni, il concetto che guidava i giochi era semplice. Pagavi il gioco e ci giocavi. Ci danno la possibilità di creare giochi noiosi e stupidi. Se però paghi qualcosa, allora vieni gratificato. Freemium, in latino mio vuol dire non è vero. È un meccanismo semplice. Un circolo vizioso basato su giochi di ruolo. Esplora, raccogli, spendi e migliora. A differenza di una volta dove c'erano i punti esperienza o cose simili, ora abbiamo introdotto i micropagamenti con soldi veri. Soldi, 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 soldi. Lo stanno facendo tutti. I giochi premium sono il presente, sono divertenti e non fanno male a nessuno. E con questo, se mai vi volesse, se siete dei giocatori, come potrebbe dire Matteo e qualcun altro che ho visto dei miei ex studenti, è molto più bello farne. Queste sono delle foto dei miei studenti, queste sono le nostre pagine dove trovate anche i giochi, anche quello di Matteo peraltro. E vi ringrazio, grazie mille.